Poi vi lascio queste slide, ve le lascio così ci sono anche tutti i riferimenti. In fondo metteremo nell'ultima slide anche i siti di Esri dove prendere le informazioni, dove era il collector, dove si può studiare e altro. Un attimo per rivedere i passaggi che abbiamo fatto, quindi. Abbiamo visto un po' a caratteri generali qual era l'architettura, la parte cloud che ci permette di poter passare da una cosa a un'altra. Tant'è che ce lo siamo subito accorto perché una volta che noi facciamo un username in ArcGIS Online, quello ce lo ritroviamo, è lo stesso che ci ritroviamo nel collector, è lo stesso che ci ritroviamo nel desktop e vediamo adesso quando si fa il sync-in che cosa succede. Ed è quello che ci permette quindi dal desktop di fare la condivisione e mandare i dati in ArcGIS Online. È lo stesso nome che poi ci troviamo dentro quando andiamo a fare editing. Quando andiamo a fare editing su web appare quel nome. Quindi viene tracciato tutto quello che viene fatto con quell'username. Abbiamo visto un po' l'interazione col desktop, ma se ci sono domande, questo penso che lo vediamo bene poi dopo nell'ultimo giorno, quando abbiamo un po' approfondito la parte cloud, possiamo ritornare sul desktop in maniera che un po' si comprende meglio qual è il modo di lavorare completamente all'interno della piattaforma. Quindi ricordatevi sempre che ci sono più opzioni. Quindi io posso partire dall'online e lavorare solo con ArcGIS Online, ma ovviamente ho alcune limitazioni proprio della parte web. Ricordatevi che comunque Esri parte da un ambiente desktop, è lì che c'è tutta la parte di analisi principale. Quindi poi dopo possiamo approfondire anche questo argomento, la parte delle analisi. Abbiamo visto come su ArcGIS Online ci sono i dati che vengono messi a disposizione per fare anche proprio analisi, oppure i tool come quelli del geocoding. Abbiamo visto come la web map è quello che ci permette di poter passare da un ambiente a un altro e ritrovare sempre la stessa web map. E adesso vediamo quello che non abbiamo visto bene ieri, che non ci è rimasto molto tempo, è sulla creazione delle applicazioni web. E oggi la vediamo perché possiamo vedere come possiamo andare a utilizzare quello che noi facciamo per fare delle interfacce semplici di visualizzazione dei dati che possono fare loro qualcosa. Vi ho fatto vedere giusto un po' io ve l'ho fatto vedere che cosa era una story maps, quelle social. Vediamo un po' come si costruiscono anche queste, sempre a partire da una web map. Oggi cercheremo poi di preparare tutto il lavoro che serve, che abbiamo già impostato ieri, che serve per poter uscire. Quindi, ipotizzando di dover andare fuori, ci predisponiamo già adesso internamente quello che vi dicevo ieri, Cruscotti, le dashboard, che è un pannello che deve gestire le operazioni, quindi si vedrà chi è che è in campo, le persone che stanno rilevando, quello che facciamo, le foto che acquisiamo le vediamo direttamente da lì. E possiamo andare a creare degli indicatori che ci dicono un po' quello che stiamo facendo. Anche la dashboard è un'applicazione che noi ci possiamo scaricare in maniera gratuita, sempre con lo stesso utente e password, dal sito di ArcGIS.
Per rimanere un po' aggiornati su quello che c'è dentro ArcGIS Online, basta andare proprio sul sito di ArcGIS.com e vedere quello che c'è, cioè quello che vi mette a disposizione. Poi questo vi rimanda a tutte le informazioni sulle applicazioni pronte all'uso, quello che posso fare con ArcGIS Online. Per tutta la parte di quando vi non trovate una soluzione c'è l'help di ArcGIS Online dentro la documentazione che vi permette, ci sono moltissimi video, quindi la cosa migliore è utilizzare i video perché vedete proprio i passi che vengono fatti. E molte volte ci sono proprio passi passi, come abbiamo visto ieri per il collector, come utilizzare le cose e come farle. Quindi vi guidano proprio nella creazione passo passo degli oggetti. Come si eseguono le analisi, come si visualizzano i dati, la parte dei pop-up, le leggende, le tabelle, tutto quello che abbiamo visto un po' ieri. Questa pagina era la pagina iniziale, questa voi la potete personalizzare come volete e tutta la parte di personalizzazione è all'interno della mia organizzazione. Quindi chi è amministratore del sito, perché questo alla fine è un sito, è un portale, voi, avendo fatti tutti voi con il vostro nome la sottoscrizione, voi siete l'amministratore del sito, quindi avete tutta la possibilità di andarla a personalizzare. La console è praticamente è dentro la mia organizzazione. Quando si hanno, in questo caso la mia organizzazione ha 5 utenti, quindi posso gestire anche gli altri utenti che cosa possono fare. Da questo lato so quanti crediti ho a disposizione, quindi è quello che mi permette di poter andare a gestire quello che sto facendo. Posso andare a visualizzare lo stato, questo mi dice che cosa ho fatto nell'ultimo periodo, come ho consumato i crediti. Questo mi dice che tutto quello che io ho nella mia organizzazione è circa 57 mega, i file che ho all'interno. Ho fatto 297 geocodifiche, quindi ho chiesto 297 indirizzi, questo nell'ultima settimana. E in totale ho consumato 20 crediti. Questo mi dice che nell'ultima settimana ho consumato 20 crediti. C'è una cosa che vi voglio far vedere nella parte di organizzazione, che magari vi può interessare. Se io vado in modifica impostazioni, qui ritornate un po' a quella che è la prima pagina che voi avete visto quando avete messo il nome dell'organizzazione. Ovviamente qui avete la possibilità di andare a modificare le cose. L'home page, qui potete andare a personalizzare il banner in alto,
mettere delle immagini, impostare la galleria. Avete tutte delle impostazioni su come poter andarli a utilizzare. Gestire i gruppi. E c'è una cosa molto interessante che è una novità. Qui c'è un tool che si chiama Open Data. Che cosa fa questo sito? Perché parlo del sito? Perché vi dà la possibilità di sfruttare ArcGIS Online per creare un sito per gestire Open Data. Open Data è un portale che è diverso dall'ArcGIS Online perché ne sfrutta il cloud, ma è orientato proprio all'open data. Qui c'è scritto un po' quello che potete fare. Non so, per chi non conosce il mondo un po' dell'open data, praticamente tutte le amministrazioni hanno, non dico l'obbligo, ma ci stanno arrivando tutti nel pubblicare informazioni al pubblico, pubblico ai cittadini, perché quelle informazioni sono di pubblica utilità. Quindi molti si stanno adoperando per fare questo. E esiste un modo semplice di poterlo fare anche con ArcGIS Online, creare proprio un sito di interrogazione dei dati. Praticamente ne sfrutta il cloud, vi dà la possibilità di gestire un sito e personalizzarlo e rende accesso pubblico al dato. Se seguite un po' lo stesso sito, vi dice poi come si configura, come viene fatto. Vediamo se ho il mio. Appena dopo ne trovo uno, ne ho fatto uno che poi dopo vi faccio vedere come si personalizza questo sito. Un po' se non mi ricordo. Forse l'ho fatto con quest'altro. Vediamo se lo trovo subito. Questa è un'altra organizzazione che uso per fare i test. Perché vi dicevo, ci sono più possibilità di avere un'organizzazione. Questa, ad esempio, è quella che si fa partendo dal sito degli sviluppatori.
Quindi ricordate che c'è sempre questa possibilità, nel momento in cui vi scadrà questa sottoscrizione, che è quella a 30 giorni, andate sull'altro sito e ne fate un'altra e questa vi rimarrà per sempre a disposizione. Il limite, vi dicevo, è quella dei 50 crediti al mese, quindi dovete gestire quella parte. Ovviamente questo è per test, poi nel momento in cui vi dovesse servire, ci sono anche quelli, le organizzazioni a pagamento, quindi lì si entra in un altro regime e funziona tutto allo stesso modo, solo che si ha molti più crediti, ho molti più utenti che posso gestire, quindi quello poi dopo. Devo ritrovare quello che ho fatto, dopo ve lo faccio vedere. Però questo intanto vi faccio vedere come ho personalizzato poi dopo la pagina. Quindi avete la possibilità di mettere la parte bassa, questo perché è sempre immaginato per poi, è un portale, quindi voi dovete pensarlo un po' come anche visualizzazione, quindi siamo in un ambiente, è pensato per organizzazioni, quindi sono un'azienda, sono un'università, quindi lo utilizzo per anche la parte di condivisione. Quindi noi abbiamo visto come si creano i contenuti, varie modalità. Importante quello che vi dovete ricordare che è diverso che se io ho un contenuto, un layer, lo creo dentro una web map o creo il layer e poi lo carico in una web map. La cosa principale è che voi, quando dovete lavorare con un layer condiviso, create, aggiunge elemento e lo creo da qui. Quindi aggiungo l'evento, in questo caso edifici rilievo. Quindi avevo uno shape vuoto dove avevo impostato i campi, come abbiamo fatto noi con l'edificio, abbiamo messo i campi che ci interessavano ad andare a rilevare, l'abbiamo esportato, abbiamo fatto uno zip e ci andiamo a caricare dentro lo zip dell'elemento fatto. Quindi in questo modo si crea il layer. Questo perché? Perché poi posso andare a gestire le proprietà del layer, cosa che non posso fare se invece questo layer fosse ospitato direttamente dentro una web map. Se vado nelle modifiche del layer, ho tutte quelle proprietà che mi servono per gestire l'editing, quindi abilita le modifiche consentite agli altri, quindi perché io sto creando un layer che poi voglio condividere con voi. Abilita la sincronizzazione, questo mi permetterà poi di lavorare anche disconnesso da internet, quindi di poter stare con i tablet anche non connesso. Questo non è solo un vantaggio perché vado in aree magari dove non c'è connessione, ma perché è proprio più veloce. Voi quando fate foto, lo vedremo, fate foto e poi ogni volta che fate una foto dovete inviare la foto online e questo dipende dalla velocità, non è che è il collector oppure ArcGIS, è dalla connessione, quindi quello dipende da essere connessi a web. Quindi che cosa significa? Che io posso lavorare, faccio le mie foto, poi nel momento magari camminiamo, magari dobbiamo fare un passaggio in tempo vuoto, in quel tempo vuoto io posso fare la sincronizzazione. In questo modo ottimizzo anche il tempo di lavoro. E questa, anche questa è una novità, cioè la differenza, la cosa più difficile è proprio fare questo. Ci sono molte altre applicazioni che già fanno questo tipo di rilievo, no? Ce ne sono N. Abbiamo visto quell'applicazione Decoro Urbano, una cosa che ha un'utilità per i cittadini, però questa è per essere in un ambiente di lavoro, molte volte chi esce e lo deve utilizzare proprio per lavoro si accorgerà che non c'è sempre la connessione. Quindi è proprio quello il vantaggio. Posso lavorare anche disconnesso da internet con le mie mappe. Quindi faremo una selezione, ci prendiamo i nostri dati che si scaricano praticamente su un telefonino oppure sul tablet e ce l'abbiamo sempre a disposizione. La cosa figa è che anche i tool di analisi possono essere portati offline.
non con il collector, ma con applicazioni proprietarie, questo così giusto per sapere, però chi sviluppa un'app ha la possibilità di importare anche le analisi in maniera disconnessa da internet, offline, cioè quindi sono fuori, richiedere l'indirizzo di un punto, queste sono tutte cose che vanno fuori, cioè lavorare anche con il 3D offline. Quando vi parlo di piattaforma e delle differenze che ci sono poi dopo sostanziali tra la parte più open, software come Quantum GIS, la differenza è che quelli sono software e questa è una piattaforma. Non sono paragonabili, cioè voi Quantum GIS lo potete paragonare con ArcMap e al 75%, come dicevo, fanno le stesse cose. Però sono due cose diverse perché qui stiamo parlando di una piattaforma, quindi si integrano altre cose. Non è solo lavorare su un desktop, è lavorare su un desktop e condividerlo e avere applicazioni già che possiamo utilizzare. È che quello che noi facciamo ci possiamo creare direttamente delle API interrogabili e utilizzabili con un'applicazione mobile che possiamo poi sviluppare noi o possiamo far sviluppare. Possiamo creare un sito per gli open data, quindi è questa la differenza. Se no non se ne apprezza poi dopo, se no non se ne capisce perché l'uno e perché l'altro, insomma qual è la differenza. Ok, quindi faccio un layer, ne gestisco le proprietà del layer, dopodiché salvo le modifiche, lo vado a condividere con voi, quindi questo, in questo caso è condiviso il layer, perché abbiamo creato il gruppo che è l'ambiente di lavoro condiviso. E abbiamo fatto un primo passo. Quindi un layer l'abbiamo creato, l'abbiamo condiviso. Poi abbiamo detto pure che c'è un'altra possibilità, quello di inserire un elemento che ci permette di poter tracciare chi è su campo, che è un layer particolare di Esri. Quindi con Crea Layer me lo posso andare a creare questo layer. C'è un'altra cosa anche che potete fare da qua, Crea Layer. Se io ho un modello, tipo l'edificio che noi abbiamo creato, è anche quel layer, è un modello dati. Cioè, che cosa significa? Che c'erano 5 campi dentro, adesso non mi ricordo quanti erano, però c'era numero di inserimenti, numero di attività, c'era l'indirizzo. Se noi vogliamo replicarlo, cioè creare un altro layer a partire da quello, lo posso fare da qua. Crea un layer, un feature layer, da uno esistente. Quindi mi copia quello lì, ma me lo fa vuoto. Quindi nel momento in cui c'è un modello, quello lo posso replicare. Quindi magari io vi ho condiviso il modello, voi ve lo siete salvato, perché vi davo la possibilità, e lo riutilizzate. Da qua me li scelgo e me lo posso ricreare. Invece quello lì è un modello prestabilito, quello, il location tracking, quello che vi dicevo che vi permette di poterlo creare. Location tracking. Mi crea questo layer particolare che lavora con la mappa. Quindi l'importante è che io metto questa sentinella dentro la mappa. Devo fare solo questo. Lo prendo, lo creo, noi l'avevamo già creato, è questo. Dopodiché devo creare la mappa. La mappa l'ho modificata adesso, l'ho rifatta e l'ho richiamata in questo modo. Ricordatevi che sulla mappa è qui che abilitate è la mappa che registra la posizione, cioè sfrutta quel layer sentinella che noi gli abbiamo detto, il location tracking, e ne va a sfruttare quel layer per scriverci la posizione in cui voi eravate. Avete visto come anche quando lavorate in generale, anche col desktop,
quello che è un MXD, cioè il file quello che voi salvate di progetto, oppure in Quantum, non mi ricordo neanche in Quantum come si chiama la mappa che voi salvate il file del progetto. Lo ricordate voi? Quando fate un lavoro e poi salvate il progetto in Quantum, il formato. Vabbè, io neanche lo. Vabbè, che fa quello lì? Anche l'MXD vi salva brevemente quello che c'è dentro. La web mappa fa la stessa cosa. Vi salva brevemente i layer che ci sono interni. E vi fa. Lo vedete da qui. C'è proprio il servizio. Quando vi dicevo il dato dentro l'ArcGIS Online diventa un servizio web. Ok. QGIS, quella cosa lì. Quello là è un formato di progetto, quello pesa poco perché non c'è niente dentro quel file, è semplicemente un catalogo di oggetti che stanno salvati. Quello che si porta dietro è la simbologia, la georeferenziazione, lo stile e tutto via. Stessa cosa la web map. La web map si porta dietro la simbologia, si porta la configurazione dei pop-up e si porta soprattutto questi indirizzi. Questi indirizzi sono i layer, quindi ce li troviamo da qua. Se questo noi lo andiamo a interrogare. Si apre, vi dicevo, quello che c'è dietro. Quello che c'è dietro è un servizio web. In questo caso sono servizi REST. Vedete? Vedete, se qui sotto ci sono tutti gli edifici, questi sono proprio gli edifici. Quelli che io ho rilevato erano 4. Qui voi li vedete i dati. Stanno su web. Tutte cose queste su web sono tutte interrogabili. Direttamente da qui. Chi programma praticamente si interfaccia con questo. È questo quello che va a toccare, perché i dati sono tutti su web. Quindi quando vedete le applicazioni, quello che vi chiamano le API, è perché dietro c'è un servizio internet dove sono pubblicati tutti i dati, quelli che vedete qua, e nel momento in cui in quello script scrivono vanno a ricercare questo campo qui, edificio di civile abitazione, è stato buono, va a leggere il singolo record. Quello che vi voglio dire è che tutti questi servizi sono tutti servizi aperti, non è che è proprietario di qualcuno questo, non è che è come lo Shape che nasceva proprietario di Esri, questo è tutto codice aperto. Quando si dice open source è relativo, dipende da che cosa stiamo parlando, perché l'open source, anche questo è open source, non è che c'è differenza. La cosa è dove sta la tecnologia di Esri è quella a basso livello, è sul geodatabase, è quando siamo nel desktop che poi pubblichiamo il servizio. Quando bisogna pubblicare su web non c'è differenza, è tutto open source. Voi potete prendere questo codice che è tutto JavaScript delle applicazioni e ve li potete personalizzare. Questi sono i dati, quindi il JSON è un codice aperto. Noi questo lo tuteliamo quando diciamo condividi con. Quindi quando andiamo a fare quel condividi con, questo lo rendiamo accessibile solo a chi diciamo noi. Qui dentro, in questa cosa incomprensibile, c'è l'allegato, c'è la foto che ho fatto, quindi se la porta dietro. Da una parte c'è una tabella su un sito di Amazon con proprio quel file, quella foto fatta. Ok, nella modifica una volta ho visto layer, l'abilitazione quello che vi dicevo, a reperire la posizione di chi aprirà quella mappa, è qui sotto, dentro le impostazioni della mappa. Quindi c'è qui questo check, rileva posizione ogni minuto, io adesso ho messo ogni 30 secondi. Qui anche abilito alla mappa all'offline. Poi ho anche altre opzioni, cosa sono itinerari, questo non l'abbiamo visto, ma possiamo chiedere come Google la posizione da qui a qui mi calcola l'itinerario. Quando fate questo ricordatevi,
è un'interrogazione, è un'analisi, quindi ricordate che comunque c'è un consumo di credito in quello. Quando c'è un'analisi che gira o un servizio, è lì che c'è il consumo di credito. Ovviamente lo strumento di misura non è un'analisi, c'è una mappa che è georeferita, chiede una posizione, misura un'area, non è un'analisi, quello no, non consuma credito. Neanche andare a ricercare i luoghi consuma credito, cioè c'era quella barra in alto, San Cassiano, Poggiardo, quello non consuma credito andare a ricercare un luogo. Quando si condivide, ricordatevi anche la parte della descrizione, è importante. Qui c'è sempre, su ogni elemento è possibile commentarlo. Ricordatevi questa cosa. E andiamo a vedere poi dopo, quindi, la configurazione della mappa. Adesso ho cancellato alcuni layer che avevate fatto, ne ho fatta un'altra di mappa che comunque adesso che vi ho condiviso, buongiorno, ho lasciato solo questa perché volevo far vedere una cosa poi qua, vediamo se si vede. Vedete, anche le foto sono su ArcGIS Online. Questo è quell'indirizzo, quella stringa che vi dicevamo prima, incomprensibile, sta qui. Praticamente questa voi la trovate. Questa cosa che si chiama, che noi abbiamo abilitato l'allegato, si chiama attachment. Questo in generale anche su ArcMap, nel desktop, voi trattate questa cosa come attachment. Quindi quando, se volete, la cosa principale, se voi dovete andare nell'help, non è sapere esattamente quello che dobbiamo ricercare, ma come chiama ESRI le cose. Quindi geodatabase era quella cosa lì, geocoding era la ricerca degli indirizzi. Abilitare questa cosa di allegare foto e documenti, si chiama attachment. Quindi è questo che voi vi rimanda poi nell'help e nella cosa, per cercare poi dopo di salvare, di avere le informazioni giuste. Questi sono, è il layer del tracciamento, quello che dicevo, il location tracking. Vado a configurare anche il pop-up, così lo abilito anche a inserire più attributi, perché ne stavo vedendo solo l'accuracy e quanto è accurata quella posizione. E questo lo vedete, lo possiamo, dopo lo vediamo. Quando non è accurata appare un buffer che si muove, vedete sulla mappa questo buffer che si muove è perché non sta prendendo bene il GPS, quindi quello è quel valore che poi dopo ci ritroviamo. Ok, che cosa fa veramente il location tracking? Quando voi accedete alla mappa che io ho condiviso, quindi è questa mappa che dopo dovete cercare, e accedete col dispositivo mobile, voi comunque avete fatto un accesso con il vostro username e password, che è quello della piattaforma, della vostra sottoscrizione. Siccome abbiamo fatto questo gruppo dove io l'ho condiviso con voi, praticamente questo layer prenderà la vostra posizione quando aprite quella mappa, e qui viene registrato. Come viene registrato chi fa editing? Chi fa editing, quando va ad aggiungere un elemento, si sa quando l'ora, ovviamente la data, e chi è. In questo modo si gestisce anche l'offline, perché è quello che ci permette di poter gestire l'editing contemporaneo. Quindi chi è che vince? Noi potremmo fare editing sullo stesso oggetto,
e uno lo modifica prima, uno lo modifica dopo. Magari siamo offline, quindi non è che vediamo il tempo reale, e comunque quello che viene registrato è l'ora in cui io sto facendo. Quello che vince è quello che l'ha fatto per ultimo. È l'unico modo di poterlo fare in questo caso. Oltretutto mi dà anche quindi l'itinerario che faccio. Questo è un layer che lo vedo solo nella mappa, nella web map quando lo apro da un desktop. Se sono sul mobile, dentro il collector, questo non lo vedo. È fatto anche per essere comunque un controllo per chi deve gestire delle flotte oppure delle persone che sono in movimento. Ci mette un po' a caricare. Ho cancellato un po' di edifici perché sennò anche se uscivamo facevamo un po' di confusione. E prima quando sono uscito qualcuno ha visto, sono uscito in 5 secondi e ho fatto questo rilievo qua. Dove ho preso le foto. Soprattutto vanno pure guardato male. No? Appena uno fa le foto, si straniscono tutti. Questo a chi capita andare a fare rilievo fuori, sempre così. Racconto questa. Ho fatto un rilievo con un mezzo, con i mezzi, quelli con le telecamere sopra, no? L'avete mai visti? Faccio questo rilievo a San Giorgio a Cremano, che è praticamente sotto. Bra. Sotto il Vesuvio, veramente. E quindi si vedeva questo mezzo con le telecamere, gira lì, in pieno giorno, durato mezz'ora, poi si è capito che non si poteva fare. Preso, siamo tornati a casa. Sì. Dunque, bei posti, però. Qui. Non ho messo il numero di residenti e il numero di attività, quindi sempre posso andare a modificare l'oggetto. Questa è una particolarità, questo oggetto. Se vi ricordate, non abbiamo fatto direttamente lo shape. Abbiamo lavorato in maniera un po' più professionale, tra virgolette, utilizzando il desktop. Avendo utilizzato il desktop e aver fatto il geodatabase, abbiamo inserito quello che ESRI chiama dominio, ovviamente. Ci dà la possibilità di fare i menu a tendina. Questo ce lo ritroviamo dopo sempre. Quindi è una comodità che te lo ritrovi sul tablet andando a scegliere gli oggetti. Questo mettiamo 10, giusto per il numero. Qui l'abbiamo messo. Avete anche la possibilità di rimuoverlo, l'allegato, quindi io se clicco qua la cancello la foto. Potrei impedirlo questo se lo configuro io. Che sono io che ho preparato, ricordate sempre che le proprietà del layer e della mappa le possono modificare solo chi l'ha creata. Quindi in questo caso voi non avete questa cosa perché l'ho modificata, l'ho creato io. Questo è il panificio. Adesso c'è una cosa che non si può fare, che vi dovete ricordare, e che vi può rimandare all'inizio, ovviamente, come il gioco dell'oca. Ritorno al punto di partenza. Se io adesso mi dico, cioè no, voglio aggiungere un campo, voglio, oltre lo stato, voglio mettere il colore, e questo non si può fare dall'online. Bisogna rifare il passaggio dall'inizio.
Quindi dovrei andare in ArcMap, de devo creare lo shape, allo shape che avevo fatto, che ce l'ho di là, devo solo aggiungo un campo e lo rispedisco. Questo è il limite di lavorare sul web, che ancora a breve, queste sono cose che poi dopo migliorano, però aggiungono funzionalità. Tant'è che l'ArcGIS Online, rassegnatevi brevemente, non ve lo potete imparare, perché cambia sempre. Non è come una versione desktop che c'è 10.2, al massimo possiamo aspettare un anno, ma poi cambia pure quella. Tant'è che per chi lo vuole imparare, probabilmente adesso, tra poco cambierà tutto. Adesso non esisterà, tra un po' il desktop cambia nome e sarà tutto via web. E si chiamerà ArcGIS Pro. E diventerà un'applicazione della piattaforma. Quindi è una cosa che io scarico sempre da internet, me la installo. Sempre con lo stesso username e password, accederò a questo ambiente più professionale, che è 20 volte più veloce del desktop ed è completamente 3D, 2D e 3D insieme. Voi avete sempre la possibilità di lavorare in 2D e 3D. Ed è basato tutto sulla parte web. Ok. Abbiamo praticamente ripercorso un po' quello che abbiamo fatto ieri, quindi adesso possiamo fare dei passi in avanti e vedere quello che possiamo fare con le mappe. Adesso, posto che dopo usciamo pomeriggio con il tablet e utilizziamo questo e cerchiamo di vedere anche l'offline, però nel momento in cui ho creato una mappa, che cosa ci posso fare? Ve l'ho condivisa io, quindi voi abbiamo fatto l'editing e già è una cosa. Poi possiamo fare possiamo utilizzarla per creare un'applicazione web. Che differenza c'è? Quando poniamo che noi questa lo facciamo aperta a tutti, cioè quindi come quell'applicazione Decoro Urbano che faceva, no? Facciamo la stessa cosa con questo, cioè lo rendiamo pubblico a tutti. In questo modo non servirà avere un username e password quando si accede, se no dovremo gestire quell'username e password, ma diventa complicato gestirlo. A meno che ho un'organizzazione con N utenti. Se io faccio un'applicazione web per un'organizzazione come la mia, siamo in 5, io potrei fare questa applicazione per queste 5 persone. Quindi quell'applicazione farà qualcosa. O noi ne facciamo un paio di applicazioni, anzi le farete voi, perché sono veramente semplici. Vediamo come due clic posso fare un'applicazione web. Ovviamente che cosa è? Tutto quello che stiamo vedendo sono applicazioni pronte all'uso, quindi quello che dico a codice zero, noi il codice web, HTML, web, JavaScript, non abbiamo visto niente, non abbiamo toccato niente fino adesso. Quindi creo la mappa e da qui c'è la parte di condivisione. Condivisione che significa? Non è solo con voi, ma è proprio quello che ci posso andare a fare adesso con la mappa. Quindi potremmo fare delle applicazioni, facciamo così, facciamo delle applicazioni solo per noi, per il gruppo nostro. Quindi voi queste le vedrete. Se io faccio questa applicazione e la condivido con voi, voi con il vostro username e password, quando accedete, non dovreste avere problemi. Quindi, in questo caso, la condivido con voi. Qui vi crea innanzitutto una cosa, questo indirizzo. È l'indirizzo breve di questa mappa. Vedete, se io questo lo prendo e lo butto di qua, invece di mandare tutta questa cosa qua, vi fa vedere quello. Poi a me mi entra diretto perché già avevo username e password, se no ve la chiedo username e password. Quel condividi? No, condividi c'è. Che cosa non vedi? Ma perché sei col tablet? Gira. È perché è lento.
devi condividere, non c'hai gruppi? Perché la mappa è privata, per abilitare tutte le opzioni di condivisione e consentire la visualizzazione dal registro del proprietario della mappa, la renda pubblica. Io. Cioè, questa cosa qua è limitata, cioè tu adesso puoi creare questa cosa qui, che ancora non abbiamo visto, ma se, la condivisione la posso fare solo io. Cioè, stai vedendo cose limitate perché è sempre la cosa che questa mappa l'ho fatta io, quindi io ho dei privilegi in più rispetto a te. Ovviamente quello che vi dicevo, quando la fate voi la mappa avete il controllo completo, quindi avete questa parte qui. Io questa mappa la posso pure condividere direttamente su Facebook, quindi se fa un messaggino con questo indirizzo e un'immagine della mappa. Quindi sono su Facebook o Twitter con il mio account, doppio clic e poi dopo si apre la mappa. Faccio vedere un attimo una cosa. Durante il corso voi avete parlato delle API di Google, no? Di Google Maps. Ecco, praticamente avete la stessa cosa, cioè ve ne create una voi, con i vostri dati, già pronta. Se io qua faccio pubblica a tutti, questo lo devo fare adesso. Aspettate. Eccola, cioè incorpora in un sito web, cioè praticamente io ho un blog, diciamo, no? E mi serve il codice HTML di questa mappa. Innanzitutto io adesso ho fatto tutti, quindi lui mi dice guarda che c'erano dei layer nella mappa, anche i layer devi condividere con tutti, sennò non vedrebbero niente. Adesso lo faccio aggiorna condivisione, poi lo tolgo. Tra un po' devo rimettere la chiavetta, eh. Questo perché piano piano stiamo utilizzando tutti internet, più andiamo avanti e più crolla la rete. La facciamo? Male che la porto sempre. Poi come va la rete? Lenta, eh? Peggio da mia. La stessa. Questi sono i problemi che avrete se. Io faccio questo di mestiere, no? Utilizzo internet praticamente così e lo vado a far vedere pure fuori. Non è che è qui, è sempre così. Cioè, ogni volta che voi dovete fare qualcosa la rete non funziona. Cioè, questo per principio.
Sì. Da dove sei partita? Perché? Ma allora. Da Esri ArcGIS, il sito di riferimento è ArcGIS. Tu ricerca ArcGIS. Non il sito Esri Italia, lascia, dimenticalo. Sito Esri, dimentalo, è ArcGIS. La piattaforma si chiama ArcGIS. È tutto lì. Sì. Ok. È andata bene? Accedi in alto a destra. Praticamente, che cosa succede? Riavendo internet, cosa succede? Questa è una delle cose che posso fare. Praticamente, quella mappa che avevamo sotto la possiamo utilizzare, come dicevo, per mettere su un blog, per mettere su un nostro sito. È tutta navigabile. Che cosa c'è? Che il dato dove era? Era un servizio, quindi era un servizio che sta nel cloud di Esri. La mappa di base è un servizio proprio di Esri, le base map, come può essere Google, come possono essere altri, quindi sono servizi web. Quindi è tutto su web. Mentre il codice è zero. Nel codice è scritto solo che prendi questo, prendi quell'altro. Quindi ho la possibilità da qui di creare una mappa proprio liscia, senza niente, oppure aggiungere qualcosa, cioè tipo, ad esempio lo zoom, io voglio che ci sia, poi intorno l'HTML magari me lo faccio io nel sito, quindi magari il controllo dello zoom, mostra leggenda, questo ce lo potrei mettere, e basta, quindi quando io aggiungo pezzi lui mi aggiunge pezzi di codice. La cosa fondamentale è questa, praticamente, vedete qui che c'è una cosa, web map uguale. E che cos'è quella web map uguale? Qui sopra c'è un questo ID. Vedete, chi vorrà fare lo sviluppo è la stessa cosa, cioè quella che regola web map uguale. Quello web map uguale un ID praticamente è quello che permette di poter utilizzare i vostri dati con la vostra sottoscrizione in qualsiasi altra applicazione che voi volete sviluppare. Quindi io adesso faccio così. Questa cosa qua, CTRL C, faccio semplicemente nuovo file di testo, questo file di testo ci butto il codice, lo salvo, gli cambio l'estensione, metto HTML e praticamente avete la vostra API da poter utilizzare invece che quella di Google, avete la vostra. La grandezza, le cose, quella la gestite voi anche mettendo una dimensione che volete, quindi questa la potete mettere dentro qualsiasi vostro sito, sito del comune, sito con i dati. E questo serve per prendere proprio il codice, prendo codice e lo aggiungo. Ovviamente ricordate quello che vi avevo detto, che l'ArcGIS Online è una via di mezzo che dovete gestire anche sulla personalizzazione poi dopo dell'interazione, perché il pop-up, le cose le gestisco dalla web map, quindi quando lui fa web map ID si porta dietro tutta la vestizione, si porta dietro la configurazione, quello che c'è. Questo è un modo. Poi se ritorno qui, invece di fare questo passaggio, abbiamo visto questo, posso utilizzare un template, quindi qui introduco un'altra cosa, i template di Esri.
Invece non lo condivido a tutti, lo condivido solo con voi. Ok. Crea un'applicazione web. Quindi i passaggi sono condividi, crea applicazione web. Che cosa succede? Che abbiamo questi template che Esri mette a disposizione. Come dicevo, ognuno di questo fa qualcosa. Quindi poi Esri ogni tanto ne mette qualcuno di nuovo, quindi escono dei template nuovi e dicevo, noi abbiamo visto ad esempio quello delle story maps, quello della lente che girava. Su ognuno di questi c'è una descrizione, tipo questo è quello proprio basic, quello lo stesso che potete compilare con l'HTML come avete fatto prima, dove c'è fanno alcune cose, tipo gestire anche l'editing, lo posso fare anche da lì. Quindi io faccio una cosa aperta a tutti, il layer è condiviso con tutti, faccio l'applicazione e tutti possono andare accedere a accedere a quella mappa e fare editing in maniera simultanea. Poi questa anche è molto interessante. Vi permette di poter fare una ricerca. Quindi abbiamo visto magari che abbiamo utilizzato prima i dati ieri, i dati dei teatri, i dati dei musei e così via, no? I monumenti. Questo qui si potrebbe fare un'applicazione web dove con i vostri dati e sfruttando questo template potete fare una ricerca dei monumenti. Quindi ricerco il Colosseo, ricerco e vi zoom sulla mappa e avete le informazioni dei dati. Alcuni inseriscono anche degli elementi tipo il 3D, quindi facciamo un'applicazione con itinerari ciclopedonali e c'è una cosa che dice su questo itinerario lui mi fa il profilo dell'altimetria, questo perché sfrutta dei servizi web di Esri. Ah, una cosa molto interessante è questa qua, per chi lavora con il catasto, c'è tutto un modello dati, Esri che cosa fa? Oltre a tutte queste altre cose, ha delle solution, cioè dei modelli dati proprio che vi mette a disposizione. Tutta la parte del catasto le gestisce dentro il local government e dentro la parte di parcel. Quindi vi dà il modello e vi permette di poter fare una ricerca. Invece di essere un teatro, è particella, quindi foglio e particella. Quindi vado a fare lì, foglio e particella, mi fanno zoom su quella particella con i dati. Quindi devo mettere su ArcGIS Online il catasto. Metto e utilizzo il template per fare queste ricerche. Vedete, questo è quello che vi dicevo, il map tour. È un po' particolare questa, perché il map tour è autoguidato. Siccome c'erano delle animazioni, se voi entrate qui dentro, praticamente è l'unico template che ha proprio un modello per creare l'applicazione. Quindi vi dirà proprio, inserisce un punto e allega due foto al punto, inserisci la descrizione e quello ti crea il tour. Poi se vi interessa questi li possiamo vedere, io adesso ce n'ho un paio che vi voglio far vedere, ma questo ognuno di voi può fare la prova. Questi sono altri story maps, tipo questo è anche interessante, lo swipe, è quello della lente. Qui avete la possibilità di fare un prima dopo. Quando cliccate su questa avete pubblica e fate direttamente la pubblicazione dei vostri dati con quel template. Avete la possibilità di fare un'anteprima, quindi in questo caso se io clicco anteprima, entra nell'applicazione e potete vedere già più o meno come viene. Quindi lui adesso non è abilitato. Cioè questo lo vado a configurare dopo io, ma l'unica cosa che qui posso fare, siccome non ho due immagini, potrei solo quando passo di qua vedo gli edifici, quando passo di là non vedo gli edifici. Oppure vedo la posizione, non vedo la posizione. Se io ho due immagini, posso dire quando fai questa animazione mi fai vedere questo, non mi fai vedere quell'altro. Magari sezioni di censimento, immagini satellitari, quando passo questo vedo o non vedo le sezioni di censimento con la popolazione. Quindi,
Adesso noi andiamo a fare questo, così vi faccio vedere come si configurano. Poi provate anche voi a farlo questo, lo proviamo insieme. Anzi, volendo lo potete proprio provare. Se voi vi aprite, lo possiamo fare direttamente, vi aprite questa mappa, la web map, questa che vi ho condiviso, ve la trovate nel gruppo. Questo lo possiamo vedere direttamente insieme, perché tanto queste se ne possono fare quante ne volete. Voi sfruttate una mia web map con i miei layer che vi ho condiviso e voi di queste ne potete fare N e ve le salvate nel vostro. Potete deciderlo di salvarlo per voi oppure di ricondividere ancora questi con il gruppo. Perché poi anche questa sarà un elemento che viene salvato dentro i vostri contenuti. Con download, che cosa succede? Vi scaricate proprio il codice. Codice HTML, JavaScript, quello che è, un pacchettino che poi voi vi potete personalizzare. Cioè voglio cambiare un banner, voglio aggiungere una cosa al lato, voglio un'animazione particolare. Quella ve la prendete, ve la scaricate e ve la potete sviluppare. O potete chiederlo di farlo a qualcuno. Come tutte le cose, quando ho fatto pubblica, dice dagli un nome, ovviamente, e a chi lo salvi nella mia cartella. Quindi in questo caso rimane salvata nella mia cartella, poi devo andare a prendere quella cosa e se voglio ve la condivido. Ok, arriva qui, praticamente l'applicazione è già fatta, cioè, praticamente adesso vado, accedi all'elemento ora, quindi posso visualizzarlo o accedo all'elemento. Accedere all'elemento significa che vado direttamente dentro la descrizione e posso andarla a configurare. Ognuno di questi template ha una parte di configurazione che vi dà la possibilità di poter modificare alcune cose. Alcune cose sono proprio basilari, tipo inserisco un loghetto, altri sono come quello del Finder, vi dà la possibilità di entrare più nel dettaglio. Che cosa fa questa applicazione? Nella descrizione c'era scritto, ma ve lo racconto. Fa la somma di qualcosa. Quindi noi avevamo gli elementi, che erano gli edifici che dobbiamo rilevare. Adesso ne ho presi 4 o 5, che sono i nostri. E lui mi fa il conteggio dei layer, quindi di quello che vedete nella mappa. E ovviamente quello che posso fare è andare a modificare alcune cose di questo template, tipo il titolo. Posso mettere un logo. Ovviamente il logo deve essere già su web. Posso andare a cambiare il colore. E poi gli dico il layer su cui deve fare le somme oppure le statistiche. Lo faccio, no, in questo caso mi era andato sulla posizione, ma non mi interessa la posizione, mi interessa l'edificio. Poi posso dire, vi ricordate una cosa che vi ho detto che quella cosa che noi. La differenza di lavorare un po' con il desktop e un po' solo con l'online è che le cose che posso impostare con il desktop poi me le porto avanti in tutte le applicazioni.
Quindi avendo fatto quel campo tipologia con... Sì, devi fare accesso... Aspetta, finisco, faccio la cosa e poi vi faccio entrare nel dettaglio. Posso fare un filtro sui dati. Il nostro era il tipo di edificio, quella cosa l'avevamo impostata nel geodatabase con i domini. Quindi in tipologia. Poi i campi somma, numero attività e numero di residenti. Potrei fare la media, il minimo, il massimo di quegli oggetti. Adesso a noi ci interessa solo quello. Qui devo dire solo come voglio il display. Questa cosa qui si chiamano cluster, quindi me li potrebbe far vedere in questo modo. A me non mi interessa. Vediamo un attimo. Se salvo, vedo i risultati. Vedete, vi dice che ci sono il count 4, 4 edifici, 1, 2, 3, 4. Con 6 residenti e 5 attività. Quindi va a leggere i campi che erano lì dentro e mi fa il conteggio. Ovviamente questo è in base a quello che zoomi, quello che vedi lui conta. Questo giusto per capire che questo è un template che fa alcune cose. Quindi potrebbe andare bene, non potrebbe andare bene. Cioè, potrebbe essere un altro che vi può servire o non vi può servire. La cosa è che magari questo per alcune cose va bene. Quindi lo personalizzo, lo faccio, faccio il download e poi mi serve una mano di qualcuno che sa sviluppare per andare a modificare le cose o aggiungere cose su questo, però è un punto di partenza. Però diciamo che magari mi potrebbe anche bastare. Questo è tutto JavaScript, cioè queste animazioni, tutte queste cose sono JavaScript. Poi io ci potrei mettere questo, potrei, una volta che l'ho scaricato, mi prendo il codice e lo faccio come voglio. Il filtro, questo qua, è quello che avevamo impostato nel geodatabase, quindi solo edifici di civile abitazione, quindi ce n'erano alcune che stavano fuori, che non ho cancellato, quindi lui in questo caso mi va a vedere anche quelli di là. Altra tipologia. E nel pop-up clicco e vedo il pop-up, quindi ho sempre la possibilità di andare a mettere. Faccio fine, così rivediamo anche come si gestisce l'elemento e come si rientra in questa parte. E come tutte le cose, gestisco poi, è da qui che gestisco l'elemento, quindi come le mappe, come i dati, è sempre la stessa interfaccia. Dove sta adesso questo oggetto? Questo oggetto sta qui. Sta dentro dove l'ho fatto io, il laboratorio dal basso, ed è questa, web application, web mapping application. Se io voglio ritornare nell'applicazione, clicco sull'elemento e se voglio andare a cambiare la configurazione, quello che stavamo facendo prima è qua, configura applicazione. Quindi vado a configurare l'applicazione e ritorno dove ero prima. Nella parte di configurazione. Se voglio entrare nell'applicazione faccio visualizza l'applicazione. Entro direttamente nell'applicazione. Adesso io questa ve la condivido.
e praticamente voi potete accedere all'elemento. Praticamente adesso io potrei prendere questo indirizzo, se l'ho condiviso con tutti, se io questo lo pubblicizzo e lo metto su Facebook, tutti possono accedere a quell'applicazione, perché praticamente va a sfruttare tutti i canali, stando nel cloud, è già tutto su web in questo caso. Da qua ve la condivido, quindi a voi vi chiederà la password per entrare con il vostro account, perché abbiamo il gruppo condiviso. Se io faccio condivido con tutti, non chiederà l'account. Eccola qua. Adesso ve la trovate qua. Nei gruppi ve la trovate. Provate ad aprirla, vedete se no, non c'è internet, praticamente. Non c'è zero, proprio. Morto. Vi devo prestare la chiavetta, praticamente. A turno. Proprio zero. Allora faremo una cosa dopo. Siccome ce l'ho solo io, vorrei non farla io, un'applicazione, la facciamo insieme, la fa uno di voi. E vediamo quali sono i problemi che possono uscire. Una campione, facciamo un'estrazione. Perché finché le faccio io le cose parano semplici, ma poi i problemi nascono da. Se voi potete provare, esce fuori il problema e vediamo. Ve ne faccio vedere un'altra perché è molto. È quella di Twitter, YouTube e Flickr. Che vabbè, c'ha poco senso adesso con questo caso che abbiamo tirato su, no? A questo punto ve la faccio vedere come si fa proprio da zero quella. Poi ve la ricondivido anche. Quindi partiamo così. Siccome quella non c'è bisogno di niente, perché quello che visualizzo è proprio già il risultato, cioè solo sapere i punti, no? Faccio una nuova mappa. Quindi zero, nuova mappa. Mi sta bene questa di sfondo. Mi posiziono un attimo su San Cassiano. Questa immaginatela durante un evento. Quindi questa potrebbe essere una cosa per fare comunicazione. Si fa una festa, si fa qualsiasi cosa, dove si lavora pure un po' con Twitter e magari si fa un hashtag dell'evento, quindi tutte le persone che twittano durante quell'evento. Io l'ho fatto per il Comune di Cagliari, durante una fiera oppure durante una manifestazione, una mostra, quindi diventa interessante perché si vedono tutte le persone che parlano in punti diversi della città. Zero, lo vedete? C'è niente, guarda. Perché poi dopo sarà quello l'elemento che visualizzo, non c'è bisogno. Volendo potrei mettere io degli oggetti che poi dopo me lo ritrovo. Però la cosa più semplice è proprio zero, parto da niente. A tratti. Vabbè. Quindi questo potete provare a farla, Cioè, mappa vuota, salvo con nome, perché comunque la devo salvare per fare la mappa vuota. Salvo con nome, la chiamo mappa social. Qui ci mettiamo sempre San Cassiano, me la metto dentro la cartellina mia di lavoro e me la salvo. Ok, c'è niente. E dopo faccio il passaggio, vado a fare l'applicazione. Come faccio? In condividi. Condividi, questa volta lo faccio a tutti perché che mi interessa? Tanto i Twitter sono già pubblici. Questo la faccio a tutti. Crea un'applicazione web. E devo andare a cercare quella che c'è scritto. Ce ne sono due di Twitter, però quella social, ecco, questa qua, social media.
mi mette più cose. Quell'altra era solo Twitter, qui ho Twitter, Flickr e YouTube. Ovviamente che cosa c'è? Che dovete avere un account Twitter. Quindi se non l'avete, quella non ve la, mi sa che non ve lo fa vedere Twitter. Cioè dovete fare prima un account e legarlo con quell'account. Perché ovviamente serve un account che va a interrogare Twitter. Faccio direttamente. Social media. Social media è il tipo di applicazione. Pubblica. Quando arrivate qua, andate, se fate visualizzare l'elemento subito, vi va direttamente dentro l'applicazione, ma non l'avete configurata, quindi dopo dovreste andare a configurarla. Invece qui accedi elemento ora, entrate direttamente nella configurazione. Social media, mi sa che è nella seconda pagina. Terza? Cambia. Non so. Pubblica. E poi accedi all'elemento ora. Dico, ma lavorare col tablet è più difficile però. No, funziona. Ah, ok. Micidiale. Sì, capito, capito. Apposta? Secondo me dopo qualcuno viene qua insieme a me e lo fa lui al posto di me. Ero rimasto a internet, va, capito? Andava. È perché secondo me va quando voi non fate niente, va. Poi appena provate a fare qualcosa si blocca perché accedete tutti insieme. Quindi la prossima volta appena va, zitti, provate voi. Poi nel momento in cui configura, beh, intanto vado avanti io, poi l'ho detto, viene uno qua secondo me e prova. Configura l'applicazione. E come tutti, al lato c'è la parte come quello di prima, c'è una parte di configurazione e una parte. Qui quando fai accedi, ci dovrebbe essere, qui c'è il mio account già registrato, quindi quando io faccio accedi, accede automaticamente a Twitter. E se non accede, non mi ricorderò mai la password che avevo utilizzato, quindi. Ah, in automatico che cosa fa? Lui ricerca delle parole. Quindi in automatico di default loro inseriscono weather, tempo, una delle parole più ricercate. Se io questo lo tolgo, ricerca tutto. Vediamo se incomincia a uscire qualcosa. Vi dovrebbe chiedere la. Se avete un account. Poi YouTube anche glielo abilito. All time, all time.
Ovviamente posso decidere di togliere alcuni pezzi da questa cosa. Tipo la leggenda c'ha poco senso perché non c'è nessun mio layer, sono solo quelli social, quindi potrei decidere di togliere la leggenda. Questo è il pericolo è sempre lui, eh? Sveglia 7 e 7 11 treno. Ce l'ho fatta, signori. Perché questo, cioè, non sono gli altri che vogliono che si, cioè, non è che io me ne fa, cioè, quando tu pubblichi. Cioè, chi twitta deve sapere che è pubblico. Cioè, quindi, stesse cose le foto, quando le pubblico? Bella questa. Guarda. C'è il maiale là. Per questo, dicevo, è interessante questo, quando lo legate a un qualcosa. Cioè, così, sì. Ad esempio, vi ricordate, io ho fatto vedere, se io ricercavo Rome, scritto in inglese, potevo andare a vedere chi erano i turisti che twittano a Roma. Quindi, uno di Roma non è che twitta, cioè non ce lo metterà mai, no? Questo se lo salvo, adesso potrei fare fine. La cosa che posso giocare anche con le visualizzazioni, tipo questa mi fa vedere la densità dei Twitter e dell'attività Facebook, scusate, Facebook no, l'attività questa social delle cose e si vede che tra Poggiardo e Bortugno e San Cassiano è più attivo di quell'altro. Vedete? Cioè, strano che rispetto a Otranto si twitta più da qua. Vedete? Cioè Tricase è più forte ancora. Ah no, eccoli, perché che cosa c'è? Che stanno arrivando. È il tempo di. Cioè queste analisi sono analisi real time, quindi ta 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 arrivano. No, no. No, perché non c'è. Praticamente che cosa. Non è una cosa vostra. Cioè, praticamente qui di dati non c'è niente. Qui stiamo sfruttando una tecnologia, che è quello che vi dicevo, che. Esiti la mente perché vi fa venire l'appetito su questo, cioè vi fa capire che quello che si può fare. È una tecnologia che quello che c'è dietro è che c'è in Esdri, da una parte, un server, un grosso server, dove c'è un applicativo sopra questo server che si chiama JoEvent, che sta leggendo in maniera continuativa Twitter, Flickr e YouTube. Si chiama JoEvent, che praticamente attraverso dei connettori che analizzano i big data va a leggere quello streaming continuo di informazione. Questo è tempo reale. E oltretutto vi dà la possibilità, qual è il vantaggio? Cioè non è solo che io lo visualizzo, ma che io lo analizzo. In questo caso qual è l'analisi? Possiamo fare solo la parola. Quindi io vado qui. E che ne so? Vogliamo mettere proprio San Cassiano? C'è qualcosa, qualche immagine solo? No, un tag, cioè lui ricerca un tag o una parola che sta nel testo. Quindi, quello dicevo, se. No, adesso niente, se togliete tutto. Se togliete tutto, questa. Ci sono arrivato dopo un mesetto e mezzo che potevo togliere, non ricerca niente, eh? Cioè. No, no, cioè non è.
pensavo che non me le facesse vedere, invece non mettendo niente, ricerca su tutto, ovviamente. Ci mette sì, perché ovviamente... Ecco, ci stanno. Se ritorno qua. Twitter zero. Perché cosa c'è? Il Twitter, mentre gli altri riesco a farlo all time, cioè di sempre, cioè tutte le foto, perché comunque chi pubblica video è un numero limitato. Twitter è impossibile riuscire a visualizzare tutto, cioè all time. Quindi perché potrebbero venire un risultato enorme. Quindi potrei piantare i server che stanno in Esri con una ricerca del genere. La cosa è che le ricerche potrebbero essere, se andate nella personalizzazione, cioè più parole. Quindi c'è la possibilità vi dicono come va fatta la ricerca su più parole. Quindi potrei non solo su una, ma su più. Mentre su YouTube, andiamo a vedere se è un video che si... Ah, è la festa. Vedete, San Cassiano, Lecce, Salento. È la festa del paese. Eh? Ci è andata bene. Basta. Basta, possiamo dire. Ah, vi racconto una cosa. All'inizio questa cosa la facevo sempre con il traffico, no? Mettevi quello che vi ho fatto vedere, i dati di traffico sul raccordo. E poi Twitter, classico, no? Cioè, la prima cosa ho smesso di farla perché cioè, non era mai un Twitter normale, perché era sempre... Perché quando è che si twitta uno? Quando è fermo, veramente. Ah, cioè, si spera, no? Quando stai fermo twitti, però se stai fermo sul raccordo vuol dire che è qualcosa che sta bestemmiando. Vai, vai. No, di solito no, sul Twitter, no, sugli altri sì, su Twitter non c'è il comando, però guarda, se andiamo a vedere, lo tolgo, le date. Giugno. Secondo me sono solo 4. Probabilmente sono di una settimana. Il 4. Sì, sono... Cioè, questo ha twittato mentre era in macchina, probabilmente. Micidiale, eh? Era stata presa da sempre? Ho capito, ma è stato preso da un attacco proprio. Adesso? Sì. Come sei? Come... No, come sei ti vedo. Come... Sì. Che comunque lui la ricerca la fa sulla mappa. Vediamo se potrebbe arrivare tra un po', eh. Aspetta, vediamo se... No, mo' torto proprio non arriva. Aspetta. Sei. No, beh, non è, ci può mettere un po', arriva. Questo ad esempio è il 29 maggio.
Ma c'è, che, scusa, come lo hai? Che telefono è? Bisogna vedere se prende la posizione. Ma hai il GPS attivo? Solo Valentina? Sei solo, cioè, c'è. No, Ecco, quello. Vale, underscore, no, underscore, Tina. Io qua. Un Tina. Ah, scusate. È la posizione, perché deve prendere la posizione, se non c'è la posizione non visualizza. Chi ha l'iPhone questa cosa non la può impedire, eh? Impedire, cioè il Twitter da un iPhone, la posizione è sempre attiva. Sì. L'iPhone si può disattivare? Ah, c'è. Dipende dalla cioè, dalla velocità di risposta. Io l'ho. Forse nei 20, però nel 5. Ah, ecco. Cioè, l'ho verificato durante un evento. Ad esempio, al Forum PA poco tempo fa a Roma si faceva. C'era l'hashtag e quelli che twittavano venivano in tempo reale. Quello dipende. In che senso? Vuoi cacciare? Togli. Tu no, stai usufruendo di un servizio. L'applicazione l'hai creata te. Ok? E la puoi cancellare. Fino adesso non l'abbiamo condivisa con tutti. Non cioè, io l'ho condivisa con tutti. Quindi, che cosa significa? Che se io prendo questo indirizzo, quando lo prendete, vedete, c'è un pezzo che è la mia organizzazione. Quando lo volete condividere, è da qui in poi. Beh, è quello pubblico. Se io questo lo prendo. Sì, quindi come navigazione. La cosa è quando potrebbero essere, nascere dei problemi sulla password, quindi è quello. In teoria, avendola messa come tutti, non dovrebbe chiedere la password. Invece me la chiede. Non mi ricordo se l'ho messa o no poi alla fine. Sì. No, basta che zoomi. Sullo zoom, sì. Sì. Aspetta, eh. Qui c'è collegamento, qui anche c'è condividi. Non mi ricordo se l'ho condivisa con tutti o no. È questa, mappa social. Eccolo. No. Chi è? Tu. Forse ci sia. Ecco, se probabilmente se con c'è una foto. Eccola. Bella questa. Questa è bella. Bella questa. Potevamo fare una cosa, condividevi direttamente la mappa, così tornavamo indietro, ovviamente. Rivediamo la stessa. Rimaniamo dentro. Penso che sia legato sia un po' dipende da n cose, questa cosa.
Può essere Android, iOS, dal telefonino anche, possono essere tantissime cose. Sul real time può dipendere da veramente. Magari può essere pure l'account Twitter, uno l'ha fatto prima, uno l'ha fatto dopo. Sinceramente, invece da quello dipende dalla rete, tante cose. Quindi su questo uno si può veramente sbizzarrire. Poi, ad esempio questa cosa qui, vi ricordate quella che ho fatto vedere prima, l'HTML che prendevo e ricopiavo? Mi fa la stessa cosa. Cioè io questa qui, ad esempio, mi posso riprendere lo stesso codice e la metto dentro un mio sito. Quindi, questa è la grandezza, vedete, 700x525 sono i pixel della grandezza dell'immagine. Questa inizia personalizzata. Ah, vi fa arrivare, vedete? Ah, questa non la manco. Quando vi dico che praticamente è inutile che ve la imparate tutto ArcGIS Online, perché tanto cambia. Questo non era così, quindi ve lo trovate cose nuove, l'importante è che poi insomma uno riesce a trovare. Qui potete andare a modificare la grandezza. E praticamente vi copiate questo codice qua e ve lo mettete su un blog o su una pagina vostra web. Come abbiamo fatto prima, Ctrl C, Ctrl V. Ok, possiamo fare una pausa adesso e poi dopo vediamo. Possiamo provare, se avete avuto la possibilità di poterlo testare, se no conviene che qualcuno provi a fare questi passaggi e vedere se possono nascere dei problemi. Voglio vedere un attimo se riesco a condividere con tutti e non c'è non vi chiede la password sull'applicazione quando entrate. Quindi questo in teoria è condiviso con tutti. Ok, quindi avendola condivisa con tutti l'applicazione, poi basta che condividete l'indirizzo, lo mettete su un qualsiasi URL e questo entra direttamente nell'applicazione. Poi come vi dicevo, la stessa applicazione, questo è un template particolare, quindi avete sempre la possibilità di inserirlo in una vostra pagina web, in questo caso avete la vostra pagina. Oppure a tutto schermo, quindi è proprio la pagina stessa che ha l'applicazione. Vi dovete solo ricordare che nell'indirizzo c'è una parte che è interna all'organizzazione, quindi se ad esempio condividete tutto questo indirizzo, nonostante sia pubblico, essendo la prima parte privata dell'indirizzo, vi chiederà sempre la password. Quindi ricordatevi che quando lo volete dare a tutti, condiviso a tutti, c'è sempre darkgis.com in poi. Secondo me, come vi dicevo prima, probabilmente, siccome è abbastanza semplice, e non so se riusciamo a farlo anche voi da lì, siccome converrebbe che proviamo a farlo uno che non l'ha mai fatto, e magari, ovviamente qual è? Che io lo conosco i passaggi da fare, però so che ci possono essere dei problemi, quindi siccome il problema di uno poi dopo è lo stesso per tutti, perché è proprio quello che bisogna spingere. Quindi se qualcuno di voi, se no lo scelgo io, dai, c'è, no, apposta uno, dai, tu, dai, lo so, dai, vieni qua con me.
Vieni, vieni. Solo là. Quale vogliamo provare a fare? Quella social o un'altra? Secondo un'altra? Ne proviamo un'altra, quella più semplice, in modo che potremo condividerla a tutti e potremo far fare editing a tutti. Quindi questa è qua la mappa che possiamo questa qua è la prima creare. pagina, quella è la home, quindi è la home del sito. Pensate, è proprio, come dice, è un portale. È quello che si configura dentro la mia organizzazione. Qui il nome, la galleria. Questi sono tutti i contenuti che stanno nella mia organizzazione e voi potete organizzare. Quindi ad esempio Se, da qua dobbiamo scegliere poi la sì, ma, tipologia. sì, di que questa è, diciamo, che dovete pensarla, no? Come se fosse un sito a disposizione per un'organizzazione, Esri la chiama così, chiama tutte organizzazioni, un comune, un'azienda, c'ha 100 persone che utilizzano la cosa e questo è il sito di riferimento dei dati geografici, quindi è così. Se entri dentro i miei gruppi, così andiamo direttamente dentro gruppi, laboratorio, Ma ad esempio a me quelle mappe non comparivano da nessuna parte, dentro solamente laboratorio dal basso. Dicevo, sulla mia pagina iniziale non comparivano le No, non ci mappe. sono perché quella è la configurazione, sei tu che la devi configurare. Quella home page sono tutte diverse, questa è la mia organizzazione. Voi ne avete fatta una vostra. Quando avete fatto quella, è vuota adesso quella lì, quindi quella dentro la vostra organizzazione ve la potete personalizzare. Non è che c'avete la mia, perché noi l'unico nostro punto di contatto è nel gruppo, il resto quello siete voi. Quello che ci abbiamo condiviso è quello che sta qui dentro, dentro il gruppo. Qui ci sono varie cose che abbiamo condiviso. E, no, ne facciamo una da zero. Se c'è internet, ne facciamo una da zero applicazione. E se la vogliamo fare legata agli edifici, ci andiamo a prendere la mappa degli edifici, che voi ve la trovate dentro il gruppo. E si chiama edifici esercitazioni, quello nuovo è questo, esercitazioni outdoor. Apri. Questo adesso l'abbiamo nel... No. Lì. Questo è Sì. Map. Apri Map Viewer, l'ArcGIS Online, proprio, lo chiama questo. Quindi avete aperto abbiamo aperto la mappa. Quindi questa è quella di prima. Ok. Quindi ricordate adesso che cosa vogliamo fare? Vogliamo fare l'applicazione, quindi l'applicazione web si fa da è già salvata la mappa, quindi direttamente da condividi. Sì, lo lasciamo così, cioè l'applicazione anche la andiamo a condividere. E qui bisogna scegliere un po', sono quelli che ci abbiamo a disposizione. Non lo so, la prima, possiamo, quella più generale è la prima, dovrebbe essere quella, fammi vedere. Sì, è la prima. Clicca lì. Ah, prova a fare anteprima. Torna indietro, chiudi, indietro lì. L'anteprima ve le potete vedere come escono fuori, per vederle. Fate anteprima e vi fa vedere che cos'è, come viene. Vedete, questa è quella più generale proprio che c'è. Cioè, è molto simile, c'è la leggenda. Praticamente con questa interfaccia qui dal nostro tablet Sì, abbiamo non per praticamente forza il questa tablet, mappa anche un web. desktop. Cioè la cosa è che questa applicazione non è che a che cosa serve, no? Cioè per fare editing ad esempio, cioè che mi serve? Quantum GIS, mi serve ArcMap? Dipende. Cioè a me mi serve fare una cosa specifica, devo mettere quattro punti, che ne so, i numeri civici per un comune, devo farmi, cioè l'ufficio che deve mettere i numeri civici, deve vederli, quindi ho tutti i numeri civici e ne deve mettere nuovi. Non è che gli do un desktop. Non è che c'è bisogno che utilizzi Quantum GIS. Servono quattro pulsanti scemi. Per fare queste piccole cose può bastare questo che è un template e quindi utilizzo questo. Oppure se poi dopo lo voglio proprio personalizzare, posso prendere questo che faccio, faccio un download, mi configuro un po' l'applicazione, potrei mettere un banner,
in altro, col nome con l'immagine del comune, insomma, lo posso personalizzare e gli do questa in applicazione, quindi è proprio un'applicazione web che fa questo. Sì. A quel punto fai pubblica direttamente. Dagli un altro nome così se no sopra lì. Esercizio editing, scrivi editing, va. Il tag, ricordate, vi dà sempre errore se non lo mettete, quindi ricordatevi di mettere i tag. Lì c'è, vai, salva. Sì. Quindi come abbiamo detto prima, accedere al pagamento ora. La prima. Che c'era scritto? Viewer di base. Com'è il primo? Tanto c'è lui. Aspetta, fammi vedere. No, è diverso. Torna indietro. Fai condividi. Crea applicazione web. No, non è quello. È viewer di base. Si chiama viewer di base. Provo ad andare avanti. Eh no, ce l'avete. Ah, ok. Ah, ecco. È quello lì. Cioè, non so perché. Ma mi pare che ne avete pure di più di template. Pubblica. Cioè, la differenza è semplicemente può darsi dalla data in cui. Chi è che vi dà? Sì, già l'ha fatto. C'è già. Vediamo un po'. Può andare. Se l'hai condiviso te lo ritrovi nel gruppo. Se non l'hai condiviso lo ritrovi dentro i miei contenuti. Quindi vediamo se l'hai condiviso lo ritrovi anche qua. Aspetta, prova a vedere avanti. Prova sull'uno. Verso che non è andato. No, esercitazione esame. Era esercitazione editing. Prova ad andare a vedere dentro. Magari non ha fatto la condivisione. Dentro i miei contenuti. Condividilo con il gruppo. Non è condiviso. È così, guarda. Cioè, se non l'hai condivisa, tipo noi, seleziono l'oggetto, in questo caso è la web app, e la condivido. Questo sempre c'ho questa opzione. No, non c'è bisogno, basta che fargli vedere il check. Cioè, lì, i miei contenuti, lì, un check ai lati e poi fai condividi con. Selezionando così. Check, condividi. Con il gruppo. Eccolo là. Entra. E andiamo nella configurazione. Che tutti i template, qualsiasi è, c'è una parte che può essere configurata, anche minima, ma c'è. Quindi questi template si modificano, si creano tramite desktop. No, creano, no. Cioè nel senso, oddio, non è così. Diciamo, questi base che sono una ventina, quelli che avete visto, stanno sempre lì e Esri ne metti di altri, di nuovi, quindi ogni tanto rilascia uno che fa qualcosa di particolare e li potete utilizzare. C'è anche la possibilità poi adesso di crearne uno nostro e spedirlo lì, però è una cosa un po' più avanzata, si chiama Web App Builder, quindi è un configuratore
che vi crea il vostro template che fa quelle cose, praticamente vi compila il codice JavaScript, quindi non c'è neanche bisogno di saperlo poi dopo sviluppare esattamente il codice. Quindi fa il vostro, lo butta lì dentro e quando nella vostra organizzazione ve lo ritrovate. Però è un applicativo che è anche questo gratuito, eh? Cioè nel senso, una volta che voi entrate dentro la piattaforma ci sono tutte n cose che voi potete utilizzare in maniera gratuita con quell'username. Qualcuno di voi ha iOS? Un tablet iOS? Tu? Quindi lui potrebbe vedere anche un'altra applicazione pronta all'uso, si chiama Explorer, se ricerchi nell'app, come si chiama quello dove si prendono l'App Store? Nell'App Store Explorer for ArcGIS, praticamente c'è un visualizzatore di tutte le mappe, quindi che fa alcune cose. Poi che puoi mettere? Puoi cambiare il colore, puoi mettere un titolo, ovviamente qui puoi inserire un logo che va al posto di quello di Esdri, quindi se fosse un logo di un comune, di una società, va, si toglie quello di Esdri e viene messo quello. Vai. Prendi la piccola immagine perché sennò ti copre pure la mappa. Se prendi quelli che scrivi PNG, ti prende il trasparente. PNG si porta dietro anche la trasparenza, il JPEG non c'è trasparenza. Se l'hanno pubblicato con... Ma sempre alta badia, ma metti Lecce perché esce sempre questo. Questo? Ok. Vai su visualizza immagine perché sempre... bisogna sempre prendere questi indirizzo, dove c'è .png o .jpeg, perché alcuni, quando lo vedete così, non li pubblica. Metti pure un titolo. Editing... Okay, questo è il problema che dicevo, no? Dipende da quanto è grosso il logo, la dimensione, cioè, le dimensioni contano. No, in teoria possiamo vedere una cosa. Possiamo... Aspetta. No, vediamo come si fa a mettere anche. Cioè, questo è un problema, no? Perché poi dopo noi l'immagine la dobbiamo rimettere su web. Quindi deve essere un'urla. Quindi. Dovremmo prendere quell'immagine, scalarla e rimetterla su web. Per fare questo possiamo utilizzare sempre ArcGIS Online, perché noi possiamo ricaricare lì sopra l'immagine e quindi riutilizzarla. Quindi se vai sul lì San Cassiano, fai salva con nome e ce lo mettiamo sul computer. Mettilo desktop, c'era prova dati, mettilo un attimo lì. Adesso proviamo a aprirla con qualcosa, tipo mostra nella cartella, fai così, ormai ci sei, mostra. Ah vabbè, dai. E, tasto destro, apri con. Puoi decidere. Un po'. Apri Photoshop che. Sì. Fai salva con nome. Anzi, no, scusa. Immagine. Aspetta. Vai. Dimensione immagine. Metti un centimetro. Meno del centimetro. Salva con nome. Sì, è lo stesso. Dovrebbe aver fatto, vuoi chiudere? Ok. Adesso vai dentro ArcGIS Online. Lì pure, penso. Là, no, lì no. Lì. Là, no, neanche là. Ce lo siamo perso, qui. Duplica un attimo la pagina.
destro, duplica. Fa una cosa, togli tutto e lascia solo Umma. Prova a fare così. Vai. Non ti torna indietro. Se no ti fai uscire da là, fai uscire da qua sotto. Ecco, ecco. Ok, dentro i miei contenuti. Ci carichiamo anche l'immagine. Come l'immagine ci possiamo caricare tutto, eh? Excel, dentro comunque è uno spazio, quindi è un cloud, quindi zip, shape proprio buttati dentro. Provate a scegliere. Prova dati, immaginina. Ci deve essere, eccolo là su, San Cassiano. Ok, apri. Il tag sempre va messo. Allora, se scrivi San Cassiano escono già, perché vi rimangono poi. Vedi, vi dice che è un'immagine, tipo di dato è un'immagine. Provo a fare un attimo, apri, adesso qua non mi ricordo come... No, download no. E vediamo sotto. Modifica... Condividi un attimo. Che non mi ricordo come si fa a vedere adesso l'indirizzo di questo. Così? Fammi vedere se lo prendo questo. Quando fa così non l'ho visto. Mi ricordo come si vede il logo. Vado a condividere. Sempre non lo ho. Eccolo.
Praticamente, quando avete l'immaginina, tasto destro, copia URL, che forse non riesco a capire perché se faccio così forse non copio tutto bene, quindi copia URL dell'immagine e lo rimetto nel logo, non lo ricordavo. Sì. Poi sì, volendo. Sì. Potete decidere di togliere ad esempio degli oggetti che ci sono lì dentro, i dettagli. Cioè il dettaglio posso pure toglierlo. Time slider non c'è. Che c'è una cosa, quella cosa lì, così vediamo. Time slider, che cosa significa? Se c'era un dato temporale, non mi ricordo adesso, forse lo vede. Un dato con una data dentro, vi si abilita su tutte le applicazioni un player che nel momento che voi cliccate, se c'erano i palazzi con una data, adesso non so se qua se quello con location funziona perché quello è sempre un layer particolare, però qua dice però dice che compare la mappa se c'è un layer. Infatti se c'è un layer con una data e un'ora, praticamente vi appare questo player, quindi quando fate play vi fa vedere la sequenza dei punti. Non so se viene, possiamo far prova, lascialo quello, print c'è la stampa di quello che vedete, bookmarks non so se lo conoscete che cos'è, se nella mappa avete salvato dei posti, tipo andate su San Cassiano, fate salva posizione e vi salva l'extend della mappa, ne fate 5-6 e potete navigare tra i bookmarks. Penso che qui sia ristretta e non li vedi tutti, quindi se salvi e poi lo vediamo. Vai, salva e poi dopo basta, fai fine e andiamo a vedere l'applicazione. Come? Brillo. Te lo fa vedere lui adesso. L'immagine picca. L'immagine dal web e poi la devi scalare su una software tipo Photoshop. Poi dopo. Sui tuoi contenuti. Qui. Mi fai aggiungere elemento, selezioni la cartella dove metterlo, fai aggiungere elemento e ti compare. Qua è comparso questo qui. San Cassano stemma. Poi ci clicchi sopra. Se vai a cliccare qua esce qui in piccolo e poi col destro fai copia. Vedete quando vi dicevo che stanno su Amazon le cose, da qua esce fuori, cioè il cloud e in questo caso stanno su Amazon. Questo li puoi chiudere, poi torna indietro. Era questa? Si chiamava... sì. Questa è già condivisa. Sì. No, quei layer non li prende come time slider. Cioè... i punti quelli lì, nonostante il location tracking, ho detto è un layer particolare. Quindi adesso qui in teoria noi possiamo fare editing. Sì, possiamo fare vai, muoviti. Innanzitutto puoi cambiare la mappa di base. Cioè queste cose, il layer, questi sono due layer che posso abilitare e disabilitare. Cambiare la mappa di base, ho detto. Rimetti quella della cosa così, vediamo, sì. Poi posso, ad esempio, quello, vai. Misura, posso andare a misurare un'area, quindi potrei misurare la superficie di un edificio. Misura la superficie. Zoom su un edificio, vediamo se scompare. Ecco. Pronto?
Vabbè, così. Doppio clic. Veloce. Eccolo. Va impostata nell'applicazione, ci deve essere anche l'unità di misura da qualche parte. No, qui no, che ve lo dà in chilometri, quindi è 0,0. Forse sta, ecco, vedi, metri quadri. 347 metri quadri. Ricordate che le misure delle aree dipendono dal sistema di riferimento. Quando si misura un'area, bisogna sapere, che potrebbero essere diversi, se stiamo lavorando in VGS84 o stiamo lavorando in un Gauss-Boaga. Le misure possono essere diverse poco, cioè oltre la virgola la differenza, però se alla fine il calcolo lo stiamo facendo su un comune, poi si tratta in tanti metri quadri. È rimasto, quello è internet, però fai aggiorna la pagina. No, per chiudere il poligono. Doppio clic. Ah. Clic veloce. E ti dà anche la posizione, ti dà anche le coordinate dei punti. Sì. Questo qua invece per condividere. Sì. Penso da là. Che ne so, fammi vedere. Ah no, mi fa vedere dove sta. Penso che ti puoi muovere pure là. Perché poi dopo lo zoom te lo puoi. Sono applicazioni, sono semplici, no? Però ci sono quelle cose di base che per molte cose possono andare bene. Adesso proviamo a fare editing, quindi è la stessa modalità di ArcGIS Online, perché ovviamente dietro c'è ArcGIS Online a questo. Quindi potrete inserire un edificio e ci ritroviamo. L'indirizzo è complicato fargli mettere in automatico l'indirizzo, perché va sviluppato un servizio, cioè non è che è impossibile, cioè, però bisogna entrare nel codice, perché quello si chiama reverse geocoding. Cioè io da un punto si porta dietro l'indirizzo più prossimo. Scrivicelo un indirizzo, giusto due parole. Via. Ok. Basta che chiudi e si sa. C'è andato? Sì. Basta che ritorni là. Ok. Cioè, abbiamo visto come si è creata veramente un'applicazione che per molte cose potrebbe servire. Ah, questo praticamente prende farò giusto. Per le posizioni. Tutti i record messi. La cosa che c'è è che se adesso noi usciamo e andiamo a fare il nostro editing, queste applicazioni sono in real time. Cioè, il dato è tutto real time, quindi aggiungiamo nuovi edifici e qui è tutto aggiornato, come quell'applicazione faceva il conteggio dei residenti, le medie, è tutto aggiornato. Ma per mettere poi una foto scegli. Non da qua, dal tablet. Sì. Devo scattare la prima la foto. No, no. È diverso, cioè, che cosa c'è? Molti che lavorano già un po' col GPS, foto, geotag, molte volte tu che facevi? Fai la foto, è la foto che si porta dietro le coordinate. Qui non è così, perché qui voi avete dei punti che gestite voi. Quindi quello che si porta dietro le coordinate non è la foto, ma il punto a cui voi associate. Anche perché io faccio una foto di qua, da un punto, ma magari quello che sto fotografando non è quello che mi interessa, cioè non è la posizione in cui sto io che mi interessa l'edificio. Quindi io col dito vado a mettere sulla cartografia che ha una sua approssimazione, che in questo caso è 30 cm, quindi l'approssimazione qual è? Quella di 30 cm. Un GPS non ha questa accuratezza. Se volessi ad esempio creare un'applicazione all'interno della quale metto, perché ad esempio ora le foto sono tutte georeferenziate. Sì, è il punto che è georeferenziato. Il punto
sul Mac c'è cioè il iPhoto che ti fa vedere comunque le fotografie su mappa. Sì. Ma si può fare un'applicazione, ad esempio, volessi metterla su Facebook. Questa è un'applicazione dove mostra le foto che io posso pubblicare. Questa già vai su Facebook con questa. Quindi posso fare la stessa cosa, solo vedi là, condividi la posizione. La devo mettere io. Sono più allora, qual è la differenza poi? Voi su un punto non è che c'è una foto, ne potete fare 10 foto, 100 foto, e questa è la differenza. Non è che c'è un catalogo di oggetti, l'attachment, quello che dicevo, che sta associato a un punto. Quello che ha le coordinate non è la foto, è il punto. Perché tu la foto la puoi associare anche a poligoni, a linee, cioè non è detto che deve essere un punto, ma in questo caso è un punto. Dipende, se noi usciamo adesso, dopo usciamo, le facciamo noi le foto, capito? No, sul punto in questo caso, in questo modo sì. Devi sempre caricare una per volta. E... oddio, non lo so, non mi è mai capitato, cioè l'ho sempre fatto una per volta, ma se prova, cioè non lo so, cioè se associamo, prova a fare scegli file, e... prova ad andare dentro immagini. Prendi un po' di immagini qua, questo, poi dovrebbe essere questo, quello là, download, quello e quello. Prova a farlo. No, non le prende. Le prende una per volta. No, ne prende una per volta l'immagine. Dal desktop invece no, cioè, perché cioè io questi punti, l'attachment lo potrei aver creato in vari modi. Dall'online in questo caso lo posso fare solo uno per un documento per volta. Che non possono, in questo modo posso associare anche altre cose, un PDF, un Excel, una tabella. Ok. Adesso vi devo far vedere un'altra cosa, sì. Adesso dobbiamo, attento al filo. Adesso dobbiamo vedere un altro oggetto, quello perché vi ho parlato dei cruscotti. Quindi un conto è fare un'applicazione web che serve per fare qualche altra cosa. Vediamo un po', eh. Ok. Vedi, c'è differenza tra questi due. Allora, in questo caso noi siamo diventati questi, Professional GIS. Siamo qua, ok? Ipotizziamo. Poi usciamo, sempre gli stessi, però che escono fuori, quindi con dispositivi mobile vanno in giro a fare rilievo. Poi abbiamo fatto un'applicazione web. L'applicazione web, praticamente, potrebbe essere fatto questo per discutere, per collaborare, per creare, ok? A un pubblico più aperto. Poi esistono un'altra applicazione che si chiama Operational Dashboard, che serve come se fosse un tavolo tattico, cioè dove noi gestiamo le operazioni, abbiamo il polso di quello che succede, di quello che creiamo. E un'altra applicazione di Esdri, che si chiamano, questo tipo di applicazioni si chiamano runtime. Che cosa significa runtime? Che io vado sul sito, mi scarico un'applicazione che si installa sul desktop, in questo caso, o su, sì, in questo caso solo sul desktop, quindi è un'applicazione desktop, che però sfrutta il web, cioè la mappa è sempre la stessa, quindi i dati stanno nel web, è tutto su web, solo che l'applicazione è installata nel computer, e questa è la differenza. Mentre quello che abbiamo visto adesso gira tutto su un browser, quindi gira tutto anche quello stesso su, su Google Chrome oppure l'altro, queste applicazioni invece vanno installate. Quello di cui vi parlo è questa. È questo oggettino qua. Praticamente che cosa c'è? Questa vediamo adesso, è veramente semplice anche questa a farla, quindi è una pagina bianca dove ognuno di questi elementi si chiamano widget, dove quello
base, questa cosa si chiama dashboard. Si scrive, non leggete. Dash come detersivo, board come tavolo. Proprio come board, come tavola. Dash. E il cruscotto. Cruscotto perché? Ci sarà la mappa, la nostra mappa che abbiamo fatto prima, e poi possiamo andare a gestire tutti gli elementi, un elenco, ci mettiamo un widget che è un widget elenco, quindi tutti gli edifici che abbiamo fatto, e gestiamo che cosa facciamo quando, quando interagiamo con questo. Faccio vedere da dov'è che si scarica, non so se riuscite adesso a scaricarla. Cliccando lì, qui dentro c'è scritto sempre, vi ho detto, ci sono video, ci sono tutto, vi spiegano tutto come funzionano questi oggetti. E qua ovviamente ve lo fanno scaricare. Anche questa è sempre gratuita, perché quello che vi chiede è l'username e password, stesso di prima, quindi sempre oggetti in più. Se riuscite, intanto installatevelo questa. E intanto vi faccio vedere come funziona. Si va praticamente poi a installare dentro la cartellina di ArcGIS proprio. Ed è questa. Operational Dashboard. Bisogna pure, c'ha dei sistemi, delle richieste, cioè probabilmente vanno aggiornate qualcosa pure sul PC, se vi chiede alcune, vi potrebbe aggiornare qualcosa sul PC. Dipende quanto è aggiornato. Aspetta, esco. È questo, veramente, vedete? È simile al collector. Di solito questo va bene insieme al collector, tant'è che è l'uno il padre e l'altro è il figlio, diciamo. Sempre la stessa cosa, username e password. Vostro login, e queste sono tutte quelle che ho già fatto, l'ho già fatta io. Potrei farvi vedere, no, facciamo proprio da zero, senza che ve lo faccio vedere una già fatta, cioè proprio la facciamo. Ne creo una. Crea una nuova vista operazioni. Ci sono due layout che si possono scegliere. Uno è se lavoro con più monitor, è quello più comodo. Infatti utilizziamo questo. E l'altro invece con ha delle zone fisse. Noi utilizziamo questo, crea. E lui parte così. Dicevo, pagina bianca. Ho detto, tutto è legato al widget, quindi il widget è quello che dietro si porta le animazioni e il widget base è quello che si porta il dato e la mappa. Quindi in questo caso la prima cosa che inserisco è il widget mappa. Sempre le stesse cartelle. Username e password, mi va a leggere dentro la mia sottoscrizione ArcGIS Online e mi fa vedere le mie cartelle di lavoro. Oppure vado nei miei gruppi, quindi laboratorio dal basso ad esempio, mi vado a pescare la mia mappa, esercitazioni outdoor. Apro,
Ok, qui c'è una cosa. Ricordate quando vi ho detto è importante lavorare con il layer che sia esterno alla web map? Un errore che si fa sempre è non fare questo passaggio e arrivare a questo punto dove io il layer l'ho creato da dentro la web map, quindi aggiungi file da dentro la web map. Quello mi impedisce di poter utilizzare il dato, cioè il dato vero, quello che c'è dietro. Quindi ricordatevi, aggiungi l'evento. Creo il layer, una volta che ho creato il layer lo aggiungo alla mappa. Se io faccio questa cosa non ho mai problemi. Quindi a questo punto lui riconosce che dentro la web mappa ci sono i dati. Quali sono questi dati? Quei due layer che noi abbiamo creato, edifici e quello delle posizioni. Io gli dico di utilizzarlo. Poi gli dico pure che voglio che questi siano selezionabili entrambi. E io adesso su ogni oggetto devo dire che funzionalità voglio su quell'oggetto. Quindi nell'edificio vado dentro funzionalità, che cosa voglio? Che succede quando tocco, faccio un doppio clic su quell'oggetto. Quindi quando lo tocco voglio magari che si apra il pop-up. Oppure metto un'altra cosa, voglio che si evidenzi. Voglio che mi fa un pan. Uno zoom. Adesso gli dico queste cose, stessa cosa poter dirgli su quest'altro, le fa in automatico entrambi. Io sì, faccio ok e praticamente vedo la mappa, quindi è la stessa di prima. Ok, il pop-up pure è lo stesso che ho impostato nella web map, la simbologia è quella che ho impostato nella web map. Qui posso aggiungere alcune cose nell'interazione, quindi adesso il pop-up è leggermente diverso. La foto me la fa vedere direttamente qui dentro, quindi vedo direttamente la foto. E poi ho questa, quello che vi dicevo, che faccio quando voglio che mi faccia un pan. Oppure voglio che mi faccia uno zoom. Queste cose qua. Ok, e per adesso ho configurato solo l'oggetto, quello che faccio quando tocco gli oggetti. Poi ho delle caratteristiche che posso impostare. Uno, aggiungendo alla mappa delle opzioni in più, cioè tipo un filtro, posso aggiungere un filtro, posso aggiungere le mappe di base, voglio cambiare la mappa di base, quindi la misura, questo è importante, la selezione. Selezione e cancella selezione. Mi le aggiungo tutte e due. Non posso mettere pure i layer? C'erano, no? Filtro layer. Sì. Questo lo devo impostare il filtro. Contenuti mappa, ecco, questo cercavo. Chiudi. Ecco, tipo la posizione adesso non voglio vedere. Ecco, quello cercavo. Da qua ho le impostazioni proprio quelle. Ritorno a quello di prima, cioè le configurazioni proprio del dato. Ok, e questa l'abbiamo sistemata. Poi andiamo ad aggiungere le altre cose, tipo questa cosa dov'è che si abilita? Se io tolgo editing, il widget scompare, vado in editing, il widget appare. Strumenti. Non è che ce ne sono tante opzioni, eh? Posso salvare, modifica, vado in modifica. Quando faccio modifica appaiono questi oggettini qua. Posso andare a modificare i widget. Quindi andiamo ad aggiungere altri widget. L'elenco. L'elenco è l'elenco degli oggetti, quindi fa un elenco dei dati. Quindi se noi andiamo a mettere l'edificio, mi mette tutto l'elenco degli edifici. Ovviamente via le mani dal naso. È la via, su alcune avevamo scritte la via, su altri no. 19.
potrei decidere di far visualizzare, vedete, quando ho messo la selezione, potrei dire di far vedere nell'elenco solo gli edifici che seleziono. Quindi a questo punto potrei mettere come risultato della selezione l'edificio. In questo caso ce n'è uno. E poi gli vado a dire un campo di ordinamento. Il campo di ordinamento magari potrebbe essere l'indirizzo. E poi posso andargli a dire altre cose, tipo che cosa deve scrivere qui. Magari mi devi mettere l'indirizzo più, questi sono i campi, magari ci mettiamo chi è che l'ha creato, il creator, qui ci metto uno spazio. E che cosa vogliamo fare quando andiamo a toccare quindi quell'oggetto? Magari facciamo fare qui un'evidenza e con il doppio clic facciamo mostrare il pop-up. Ok, vedete, mi ha creato questa cosa e io me lo sparo di qua. Lo metto qui. Quindi adesso quando faccio il doppio clic mi si apre il pop-up. Tasto destro, evidenza. Queste cose vado a configurare. Se non ci sta bene, rientro dentro. Non mi piace. Mi fai lo zoom A. Quindi, doppio clic, mi fa lo zoom A. Tasto destro, evidenza. Poi aggiungiamo un'altra cosa. I dettagli. Cioè quello che stanno dentro il pop-up. Voglio che invece nel pop-up sia fisso lì sotto. Lo vado ad aggiungere. Il layer quale? Sempre l'edificio selezione. L'edificio che viene da una selezione. Questi sono i campi che vado a vedere. Vado a modificare il formato del campo. Qui c'avevo numero. Mettiamo di residenti, numero di attività, ok. Mettiamoci anche questo, creator e data. Ok, quindi ce l'ho qui sotto e me lo vado a mettere qui sotto. Ovviamente più ho il monitor grande, più questo mi risulta. Quindi adesso che succede? Che se io adesso, avendo messo che qui mi deve mettere la selezione, se io qui vado a fare una selezione, mi mette tutti gli edifici che ho selezionato e poi me li fa scorrere anche di qua. Poi vediamo qualcosa, qualche altro widget che mi permette invece di lavorare con i numeri. Quindi widget, aggiungi, possiamo mettere un grafico a torta, anzi un grafico a barre. Con tutti gli edifici, invece che una selezione, se volevo mettere solo quelli che escono da una selezione avrei messo questi, invece voglio mettere tutti gli edifici, mi fa il numero di attività, campo etichetta nessuno, orientamento numero di residenti, decrescente, dal più grande al più piccolo. Il grafico mettiamo un nome, grafico residenti,
potete decidere in base a come farlo. Usiamo una scala cromatica. Una cosa che non gli ho detto è quello che devo fare quando tocco le funzionalità. Cioè sempre facciamo quindi doppio clic, vediamo un po' com'è, evidenzia. Quando mi fa il click mi passa da uno all'altro. Ok. Ne aggiungiamo altri. Tipo questo. È un indicatore di livello. Quindi che cosa significa? Che fisso un indice. Facciamo sempre sugli edifici rilievo, anzi lo facciamo sempre sulla selezione, numero residenti. Questo significa media, invece hanno scritto mediocre. E lo vado a configurare, gli vado a dire che cosa deve fare. Valore minimo è 0, valore massimo sarà magari 20 e includo una soglia, questo sarà 15, qui mettiamo 5, e quindi questo cambierà in base a quello che io seleziono. 0 perché lì ce ne sono 0. Tre perché ce ne sono 3. Se supera questo livello, tipo se io lo vado ad abbassare, quello è 3. Io qui valore soglia metto 2. Cambia lo stato, cambia colore da uno all'altro. Questa adesso io la posso salvare, vista operazione, dashboard. E la vado a condividere con voi. Quindi adesso dentro il gruppo vi trovate anche quest'altro oggetto, che è quello che abbiamo fatto.
Qualcuno di voi ha il tablet con la mappa che la può editare? Sì, c'era qualcuno, anche il telefonino. Ce l'ho io. Adesso vediamo a che cosa serve. A che cosa serve la dashboard. Poi dopo vediamo. Facciamo una cosa, qui invece di mettere questo mettiamo configura. Adesso vediamo come tutto sia legato e tutto fa riferimento a quella web map. Io da qua mi vado a prendere anche l'altra applicazione che avevamo fatto, quella che faceva il conteggio delle persone, che era questa. Eccole. Facciamo un'altra cosa, aggiungo anche un altro elemento che siamo sono i puntini. Aggiungo un campo query. Lo facciamo sulla posizione, aggiungi e facciamo creator valore. Vediamo se funziona. Quindi adesso, essendo tutto legato, nascondi, di tutti i puntini che stanno aumentando, perché pure qualcuno di voi pure apre le mappe e aggiungono nuovi. Lo vediamo. Non abbiamo messo chi è. Il nome. Da qua.
Questo per la mappa non l'abbiamo messo. Se io adesso ne aggiungo uno nuovo, mettiamone qua. Non me l'ha inviato. Ecco, è apparso questo. Quindi è quello. Questo anche se adesso voi da ArcGIS Online cominciate a inserire i punti di nuovi edifici, questo vi fa, in questo caso questo l'ho fatto io, si porta dietro, anzi qua facciamo un'altra cosa, aggiungiamo anche un'altra cosa, ci mettiamo anche l'ora, ritate. Ok, non mi mette l'ora. Antonio? Come si chiamava? Chi era? Chicchi? No, com'era? Un account, uno che aveva fatto... Chi è che si chiama? Chi? Chicco? Chicchi? Chicchi 2? Di? No, doveva aver scritto male. Com'è il tuo username? Non te lo ricordi? Quello con cui accedi ArcGIS Online. Ah, Tron, questa sì, Tron 77, vediamo. No, non l'ha presa la posizione. Se io adesso volessi modificare qua il pop-up, perché questo me lo porto dietro da ArcGIS Online. Ah, ovviamente adesso esce pure qua il puntino. Quindi ho modificato lì, l'ho modificato da qua, dal tablet, quindi questo cambia i numeri in tempo reale. Se però voglio modificare una cosa nel pop-up, dov'è che devo andare? Devo andare a riprendere la mappa. Qua, configura pop-up, configura attributi e qui voglio vedere questi.
salva pop-up, salvo la mappa, quindi da qua forse devo riaggiornare. Allora, potrei fare una cosa, vado a fare una selezione e vedere chi sono io. Eseguo. Seleziona. Quindi questi sono io, quindi la differenza è questo non sono io. Ecco qua. Mi cerco lui. Ha preso quella posizione quando qualcuno, chi è? Qua l'ingegnere ha aperto la mappa. Angelo, Gioffredo, Angelo è il nome? Chi è Angelo? Ah, eh. Quindi ci saranno due dati che noi andremo a creare. Uno è il layer, questo qua è il tracking, quindi quando accediamo con la mappa lui si prende la posizione e ce li gestiamo. E poi ovviamente quando noi inseriamo il punto. Quindi quello che faremo dopo è, qui abbiamo creato adesso le interfacce, quindi questo che ci permette di poter lavorare in un certo modo. Questo era lo strumento di configurazione, l'applicazione che fa delle cose lei, con i dati nuovi, quindi questo, tipo la casa. Se io voglio aggiungere adesso la foto, vediamo un po', modifico, allego, visto che prima non me l'ha fatto fare. Eccola. E la foto adesso. Quindi, secondo me, è ora di far pausa. No. Dai, dopo riprendiamo e ci organizziamo un attimo. Vi faccio vedere anche come si può lavorare offline con questi dati. In modo che ci prepariamo per uscire, che c'è il sole.